Presso l'aula magna della scuola secondaria di primo grado Mattei di Marina di Ravenna, gli studenti delle classi terze hanno incontrato questa mattina Emilio Tolenghi, capostipite della famiglia ebrea vissuta a Marina di Ravenna durante il periodo delle persecuzioni antisemite, oggi testimone vivente dei tragici eventi della Shoah. E innanzitutto i suoi ricordi di Marina quali sono? I miei ricordi di Marina sono, io ormai ben 75 anni, quindi sono dei grandi ricordi. Sono i ricordi da bambino, i primi tempi in cui c'erano sì, tutta una serie di guai, di leggi razziali, eccetera, ma eravamo bambini, giocavamo sulla spiaggia, facevamo come tutti i bambini del mondo. Poi ci sono ricordi di periodi terribili. Di fughe, di salvezze, di terrore e poi di ritorno dopo la guerra, subito dopo la guerra, perché a Marina eravamo legati non solo per il lavoro di mio padre qui a Porto Rossini, ma anche per tante tante persone a cui volevamo bene perché erano state vicine nei momenti difficili, anche se alcune ci avevano tradito. Senta, oggi torna Marina, oggi però per parlare proprio con i ragazzi. I ragazzi sono il futuro, quanto è importante, quindi fare in modo che la memoria non si dimentichi, che la memoria passi proprio attraverso i giovani di oggi. Ecco, è molto importante, io credo, difatti per me è difficile parlare di queste cose, un po' perché personalmente ho la tendenza a commuovermi, un po' perché sono argomenti pesanti, però lo faccio perché penso che è fondamentale che i ragazzi conoscano, capiscano, sentano, proprio perché certe cose che sono avvenute che sono troppo terribili, al di là del qualunque pensiero dell'umanità, non devono mai più avvenire. Dirigente scolastico Frassinetti, un incontro importante, quello di oggi qui nella vostra scuola, un incontro tra Emilio Tolenghi e gli studenti della terza media. Questo incontro si inserisce però all'interno di un progetto più ampio, quale? È un progetto europeo, un progetto e-twinning, e coinvolge diverse scuole in diversi paesi europei, dal Belgio alla Spagna e diversi altri. È un progetto sulla cultura della memoria, cioè conoscere eventi drammatici della nostra storia, della storia europea, che hanno portato a discriminazione, odio, persecuzione, violenze, far sì che i giovani conoscano questi eventi, sappiano così riconoscere anche quei segnali che possono esserci oggi e così riescono ad evitarli. Questo è quindi un progetto per un'educazione alla solidarietà, allo stare bene insieme, al rispetto del diverso, considerare il diverso come una ricchezza, come un'esperienza, come un valore. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.